Anche se ci crediamo la specie dominante, noi esseri umani siamo tra gli animali più delicati sul pianeta. E nonostante guerre, carestie o catastrofi naturali, nella storia dell'umanità sono da sempre le malattie quelle che mietono più vittime. Virus, batteri o parassiti non fanno alcuna discriminazione tra razza, credo o colore della pelle. Scopriamo dunque assieme alcune malattie che da sempre attanagliano la nostra specie e di cui alcune sono tuttora molto attive in tutto il mondo. Vaiolo. Il virus del vaiolo si localizza a livello della piccola circolazione nella cute. A livello della pelle si manifesta con un'eruzione cutanea e successivamente con vescicole sollevate piene di liquido. Si ritiene che il vaiolo sia emerso nella popolazione umana circa nel secondo millennio avanti Cristo e la prima prova fisica si può far risalire al rash pustoloso rilevato sulla mummia del faraone Ramses V. Si è stimato che la malattia abbia ucciso circa 400.000 europei ogni anno durante il XVIII secolo e sia stata responsabile di un terzo di tutti i casi di cecità. Di tutte le persone infettate, morirono all'incirca il 40% degli adulti e l'80% dei bambini. Si ritiene che il vaiolo sia stata la causa di circa 400 milioni di decessi durante il XX secolo e solo nel 1967, secondo i dati raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 15 milioni di persone contrassero la malattia e di questi ben 2 milioni morirono. Dopo una massiccia campagna di vaccinazione, portata avanti dal XIX secolo e condotta con un imponente sforzo congiunto, l'OMS ha dichiarato nel 1979 la malattia eradicata, dopo che l'ultimo caso di vaiolo contratto in natura venne diagnosticato in Somalia il 26 ottobre del 1977. Si è trattato dell'unica malattia eradicata nella storia dell'umanità fino al 2011, quando anche la peste bovina ha subito lo stesso destino. Io non posso venire, signor Smithers. Ho il vaiolo. A casa mia non è stata ancora debellata. Malaria. È una malattia causata da un protozoo parassita che viene trasmesso dal morso di una zanzara infetta. La malaria è la più diffusa fra tutte le parassitosi, con il suo quadro clinico di malattia febbrile acuta che si manifesta con segni di gravità diversa a seconda della specie infettante. La sua diffusione attuale non si limita alle aree tropicali del Sud America, dell'Africa o dell'Asia, ma interessa sporadicamente anche gli Stati Uniti ed altri paesi industrializzati, in cui i casi clinici della malattia possono apparire a seguito di spostamenti di persone che contraggono la malattia in zone in cui essa è endemica. Nella maggior parte dei casi si mantiene un equilibrio tra infezione e risposta immunitaria, ma può precipitare in qualsiasi momento e la parassitemia può aumentare in modo incontrollabile, provocando una disfunzione multiorgano. La mortalità in questo caso di un paziente non immune e non trattato può arrivare anche al 20%. Non esiste un vaccino, ma si combatte con un cocktail di farmaci antimalarici che tengono contenuta l'infestazione. Peste. La pandemia di peste nera nacque molto probabilmente nel 1346 in Cina. Dall'Oriente si spostò dapprima in Siria, poi in Turchia ed infine giunse in Europa attraverso la Grecia. La peste nera è stata probabilmente la prima pandemia nella storia dell'umanità e i suoi effetti sono ritrovabili in numerosi reperti storici ed artistici. Il batterio che causa questa malattia fu isolato solo nel 1894 e si scoprì che la trasmissione all'uomo avveniva tramite il contatto con le pulci infette dei topi. Il tasso di mortalità di questa malattia varia in base alla tipologia di peste, che sia bubbonica, setticemica o polmonare, ed oscilla tra il 30 ed il 100% dei casi se non viene trattata. La peste è presente ancora oggi, ma con un totale di circa 1.000-3.000 casi all'anno, concentrati principalmente in Asia ed Africa. La malattia può essere facilmente trattata con la somministrazione di antibiotici, quali la streptomicina o la tetraciclina, ma ancora non è disponibile un vaccino. Colera. Il nome deriva dal greco colera, colè, cioè bile, ed indica una malattia che scaricava con violenza gli umori del corpo e lo stato d'animo che ne conseguiva, cioè la collera. Oggi colpisce circa 3-5 milioni di persone in tutto il mondo e nel 2010 aveva causato tra i 58.000 e i 130.000 decessi. Anche se è attualmente classificata come pandemia, nel mondo sviluppato è assai rara.
i bambini sono i più soggetti a contrarre l'infezione. Il colera si presenta sia come un'epidemia circoscritta che come un'endemia cronica in alcune zone. Le aree che hanno un rischio permanente di malattia comprendono l'Africa e l'Asia sudorientale. Nonostante il rischio di morte tra le persone infettate sia solitamente inferiore al 5%, tale valore può arrivare al 50% in alcuni gruppi che non hanno accesso alle cure. È causato da un certo numero di tipo di vibrio colere e alcuni tipi sono in grado di causare una malattia più grave di altri. Questi batteri si sviluppano per lo più in acqua e cibo che è stato contaminato da feci umane contenenti batteri. Anche i frutti di mare non sufficientemente cotti sono una fonte comune. Alcune descrizioni storiche del colera si trovano già a partire dal V secolo a.C. La prevenzione consiste nel predisporre servizi igienici adeguati e fornire l'accesso ad acqua potabile. I vaccini contro il colera sono somministrati per via orale e forniscono una protezione ragionevole all'incirca per 6 mesi. Influenza spagnola. L'influenza spagnola fu una pandemia causata dal virus N1H1 tra il 1819 ed il 1919, che infettò circa un terzo della popolazione mondiale. Il virus è molto simile a quello dell'aviaria, ma non è mai stata scoperta la sua origine. La spagnola colpiva principalmente i giovani e gli anziani, con un tasso di mortalità maggiore al 2,5%. In totale si stima che furono circa 50 milioni i decessi. Oggi la spagnola non è più presente, ma esistono dei ceppi molto simili a quello originale. Il vaccino è disponibile unicamente per le influenze generiche di tipo A e B, ma non per le altre mutazioni. Rabbia. Provoca tra i 26.000 ed i 55.000 decessi nel mondo ogni anno, ma oltre il 95% di queste morti avviene in Asia ed Africa. È presente in più di 150 paesi e in tutti i continenti, escluso l'Antartide. Più di 3 miliardi di persone vivono in regioni del mondo in cui è presente, anche se alcuni paesi, tra cui l'Australia, il Canada, il Giappone, gli Stati Uniti ed i paesi dell'Europa occidentale, non presentano casi tra i cani. Si trasmette quando un animale infetto graffia o morde l'uomo. La saliva di un animale infetto può trasmettere la malattia anche se viene a contatto semplicemente con la bocca, il naso o gli occhi. Si tratta di una malattia virale che causa l'infiammazione acuta del cervello. I primi sintomi possono includere febbre e prurito nel sito di esposizione. Questi sintomi sono poi seguiti da uno o più dei seguenti segni come movimenti violenti, emozioni incontrollate, paura dell'acqua, incapacità di muovere parti del corpo, confusione e perdita di coscienza. Una volta però che i sintomi compaiono, quasi sempre la malattia si conclude con il decesso. Il vaccino antirabbico e talvolta anche le immunoglobuline sono efficaci nel prevenire l'esordio della malattia, solo però se la persona riceve questo trattamento prima dell'inizio dei sintomi. Poliomielite. Questa malattia, spesso chiamata anche paralisi infantile, è una malattia acuta, virale e altamente contagiosa che si diffonde da individuo ad individuo, principalmente per via orofecale. E sebbene circa il 90% delle infezioni da polio non causino sintomi, gli individui affetti possono presentare una serie di condizioni se il virus entra in circolazione sanguigna. Infatti, in circa l'1% dei casi, il virus penetra nel sistema nervoso centrale, dove colpisce di preferenza i neuroni motori, portando a debolezza muscolare e paralisi flaccida acuta. L'uomo ha vissuto per migliaia di anni con il poliovirus come patogeno endemico, questo fino al 1880, quando in Europa iniziarono grandi epidemie che, poco dopo, si diffusero anche negli Stati Uniti d'America. Nel 1910 gran parte del mondo ha sperimentato un drammatico aumento dei casi di polio e le epidemie sono diventate eventi regolari, soprattutto nelle grandi città e durante i mesi estivi. Queste epidemie hanno fornito l'impulso per una grande corsa verso lo sviluppo di un vaccino. Questo venne realizzato nel 1950 e grazie alla sua diffusione i casi globali di poliomielite si sono ridotti in breve tempo da centinaia di migliaia a meno di 1000 ogni anno. HIV o virus dell'immunodeficienza umana. Pensate, ne esistono ben due e causano un'infezione che se non trattata provoca la sindrome da immunodeficienza acquisita o AIDS. Questa è una malattia in cui il sistema immunitario si indebolisce progressivamente fino a consentire l'insorgere di gravi infezioni opportunistiche o il cancro.
Nella maggioranza dei casi, l'HIV si trasmette durante rapporti sessuali non protetti o quando c'è il contatto con il sangue di un soggetto infetto. La malattia è un importante problema sanitario in molte parti del mondo e la sua diffusione è considerata una vera e propria pandemia. Nel 2009, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stimò che fossero circa 33 milioni e mezzo le persone nel mondo che vivevano con l'HIV-AIDS e 2,7 milioni di nuove infezioni da HIV ogni anno, con circa 2 milioni di decessi annuali. Il tempo medio di sopravvivenza dopo l'infezione da HIV è oggi notevolmente allungato nei pazienti che seguono una terapia. Senza terapia, però, il tempo medio di sopravvivenza dopo aver contratto il virus è stimato tra i 9 e gli 11 anni, a seconda del sottotipo da cui si viene infettati. Dunque, per concludere, ai giorni nostri, con i farmaci di cui disponiamo, possiamo avere la sensazione di essere al riparo da grandi epidemie come quelle che hanno funestato il passato. Si tratta però di un errore. Una pandemia è sempre possibile. Gli incessanti movimenti di merci e di persone attraverso l'intero pianeta ne aumentano quindi il rischio. Tanto più che, per via di una sensazione di sicurezza dovuta al fatto che gli altri si vaccinano, troppe persone trascurano di vaccinarsi o di far vaccinare i propri figli. Allora, il tasso di vaccinazione scende sotto la soglia che assicura l'immunità collettiva ed anche malattie che si pensava fossero sotto controllo cominciano a presentarsi con più frequenza. Spero quindi che anche questa top 10 con il vecchio stile che caratterizzava il mio canale sia stata di vostro gradimento. In tal caso non dimenticate di lasciare un mi piace e noi ci vediamo domani con un nuovo video.